Donare un fiore per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Fiorisce nuovamente la l'azalea della ricerca di Fondazione AIRC, che in occasione della festa della mamma domenica 14 maggio sarà disponibile nelle principali piazze italiane. La forza delle donne è il messaggio che AIRC vuole trasmettere attraverso la campagna per tutto il mese di maggio. La stessa forza che parte dalla ricerca, arriva alle pazienti e si moltiplica grazie al sostegno delle persone che sono loro vicine e se ne prendono cura ogni giorno. Anche Piazza Sant'Alfonso a Pagani ospiterà domenica, come da tradizione, i volontari. Anche quest'anno saremo nella piazza di Pagani, anche quest'anno ci saranno tantissimi volontari che ci aiuteranno in questa impresa, che ormai non è più un'impresa, è un evento che viene accolto dalla città di Pagani come da tanti anni nel miglior modo possibile. Quello che possiamo noi auspicare è che anche quest'anno ci sia il successo degli altri anni, perché bisogna comprendere, ma la città di Pagani l'ha già compreso da diversi anni, che la ricerca e la prevenzione sono i nostri unici alleati per combattere il cancro. Saremo anche quest'anno quindi in Piazza Sant'Alfonso dalle 7.30 alle 13.30 all'incirca per la vendita delle azalee. Anche quest'anno, a fronte di una donazione che però sarà di 18 euro e non di 15 rispetto agli anni scorsi, potremo acquistare l'azalea e dare un contributo fattivo ed importante alla ricerca e alla prevenzione. Insomma, se è un bel gesto, si fa un regalo, ma si fa anche del bene. Si fa un regalo bellissimo, perché l'azalea trovo che sia uno dei fiori più belli che possano esistere. Si fa un bel gesto alla propria mamma e allo stesso tempo ci si aiuta tutti per una causa comune. Anche perché la ricerca è fondamentale, ricordiamolo, chi sposa questa battaglia lo fa per un bene superiore. È un bene superiore, è un bene comune. Purtroppo il cancro non fa sconti e non fa sconti a nessuno. Quindi di conseguenza dobbiamo essere tutti quanti insieme per combatterlo e soprattutto per portare avanti la ricerca.